Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui in pagina o nel canale. Oggi andiamo a scoprire insieme dei nuovissimi prodotti meravigliosi, un nuovo brand che si aggiunge alla già vasta gamma di prodotti che trovate in mercerietaleartisan.com. Stiamo parlando di Katia Filati. Un brand che ci avete richiesto in tantissime e che siamo contenti di portarvi, con dei prodotti nuovi e dei colori nuovi per questi prodotti e una qualità davvero super. Partiamo parlando di Mediterranea, che è un puro cotone soffice, meraviglioso perché è un effetto jacquard, quello che si ottiene per un filato estivo, quindi per la nuova collezione primavera-estate. Parliamo di un cotone egiziano 100%, una morbidezza davvero super e quindi si adatta ad essere utilizzato per grandi e piccini e pelli sensibili. Abbiamo il gomitolone da 100 grammi, andiamo a scoprirne metraggio e caratteristiche. Eccolo qui. Quindi 100 grammi per 230 metri circa, quindi un'ottima resa. Infatti si consigliano 4 gomitoli per una maglia estiva taglia SM e abbiamo l'utilizzo di ferri uncinetto consigliati del circa 3,5 mm. Quindi è uno spessore sottile, ha uno spessore sottile, morbido, veramente fresco e i colori sono mozzafiato. Le sfumature che vi vado a presentare ve le faccio vedere a due gomitoli per volta perché in alcuni gomitoli, vedete, alcuni colori possono rimanere nascosti all'interno e quindi così ve li mostro per bene. A partire da questo con il codice colore 301 e quindi verde, panna, vinaccia e arancio. Poi andiamo e passiamo a questa bellissima sfumatura di color acqua cammello spruzzato e del color corallo anche. Ovviamente anche qui c'è il bianco latte, il codice colore in questo caso è 306. Poi abbiamo quest'altra sfumatura con il blu, il cammello ed il senape che notate qui e anche all'interno del gomitolo stesso, se andiamo a sbirciare. Qui abbiamo il codice colore 305 e poi passiamo a una sfumatura pastello deliziosa con il codice colore 307. Abbiamo questo giallo lime, questo color rosa antico e il bianco ovviamente spruzzato qui e lì e poi abbiamo anche del color acqua all'interno. E qui abbiamo il codice colore 307, eccolo qui, il color acqua, anche in quest'altro gomitolo. Poi andiamo a vedere quest'altra sfumatura tenue e delicatissima, molto bella, che viene spezzata dal color melanzana. E qui abbiamo del bianco e del verde spruzzati insieme, del salmone e appunto poi questo color melanzana. Il codice colore in questo caso è il 300. Ancora quest'altra sfumatura di verdone, senape e panna, è bianco, bianco sporco, con il codice 302, è veramente bellissima anche questa. E in ultimo, ma ovviamente non per importanza, l'altra sfumatura che vi voglio mostrare è la codice colore 303, che ha il verde, il color smeraldo, il bianco e un po' di color pistacchio qui e lì, che interrompe l'effetto jacquard, che va a creare questo bellissimo filato lavorato ai ferri a maglia rasata. Ma se lo andiamo a lavorare all'uncinetto, otteniamo anche qui un bellissimo effetto a macchie di colore. Quindi vi consiglio di andare a sbirciare anche il prodotto sul nostro sito perché troverete tantissimi modelli in foto, che vi daranno un'idea di come rende questo e tutti gli altri filati che andremo a vedere oggi. Quindi andatelo a sbirciare sul nostro sito nell'area cotoni. Non è finita perché ovviamente spostiamo il meraviglioso e coloratissimo Mediterranea e andiamo a parlare di Louvre. Linea concept,
Louvre by Katia, sempre ovviamente. Guardate che splendore, guardate che scintillio. Parliamo di una viscosa in questo caso, una viscosa veramente super setosa al tatto, super morbida e super colorata anche con del Lurex. Quindi tanta eleganza e tanto colore. Vediamo insieme le caratteristiche. 50 grammi. Hanno 165 metri di filato circa all'interno, 96% viscosa, 3% poliestere e 1% poliammide. Colori super. Si consiglia l'utilizzo di ferri uncinetto 3 mm circa, 3-3,5, quindi anche questo ha uno spessore sottile. E ad esempio, per una maglia viene suggerito l'utilizzo di circa 8 gomitoli per una maglia estiva da donna. Andiamo a vedere tutte le sfumature e tutti i colori, ma vi assicuro che dal vivo sono un sogno più di quello che può rendere una videocamera. Quindi andateli a sbirciare, andateli a provare personalmente e ne rimarrete piacevolmente colpiti. Codice colore 80 è questa sfumatura con appunto tutti i colori di lilla fucsia e un filo di sabbia, un filo di senape qui e lì, quindi questo effetto multicolor, ma comunque è il fucsia e il viola che fanno da padroni. Poi abbiamo quest'altra sfumatura meravigliosa con il lilla, il color senape e del verde con il codice colore 84. Poi ancora la morbidezza si tinge di un mix di colori veramente raggianti con questo giallo, arancio chiaro, questo smeraldo, il sabbia, un filo di fucsia particolare, questa sfumatura con il codice 85. Ancora abbiamo quest'altra sfumatura con mix di un po' di blu, di fucsia, di giallino, di verdino, anche qua un mix di colori con il codice 86. Ancora abbiamo un'altra sfumatura che è deliziosa ed è questa con il verde, un po' di rosa e del color sabbia. Qui il codice colore è 82. Questo è il Louvre. Ripeto, linea Concept by Katia, assolutamente da provare per realizzare tutti i vostri capi e accessori da indossare per la prossima estate. Farete un figurone, che siano ferri o uncinetto. Sempre per la linea Concept andiamo a parlare di Bereber, un filato morbidissimo in cotone, davvero davvero soffice, leggero, coloratissimo, con delle sfumature melangiate. Bereber è composto dal 75% di cotone, 18% di viscosa e 7% di poliestere. 50 grammi, hanno circa 130 metri di filo, ottimo metraggio anche qui. Anche il suo spessore è da lavorare col 3 mm, 3,5 mm circa. E sono bellissimi i colori. Vi faccio vedere questo con queste tonalità molto chiare e delicate, quindi bianco, rosa chiarissimo e verde acqua con il Lurex argento. Qui abbiamo anche tanto Lurex che però ha il contatto diretto con la pelle, ripeto, come Louvre, rimane molto delicato, molto piacevole, però tanto visibile. Codice colore 77. Poi abbiamo quest'altra sfumatura decisamente più carica con il color melanzana, un filo di giallino e il bianco sempre a condurre e accompagnare entrambi i colori. Anche qui il Lurex è argento. Poi abbiamo una sfumatura con del rosa, un filo di blu e un po' di verdino. E qui il Lurex invece è dorato, visto che i colori sono un attimino più caldi, i colori presenti in questa sfumatura codice 72. Eccola qui. Poi ancora una sfumatura classica intramontabile con del bianco e del grigio chiaro e un pizzico di sabbia, qui e lì, è il Lurex argento. Codice colore, in questo caso 74.
Un'altra sfumatura invece coloratissima e super allegra è questa con le tonalità di giallo, arancio, verdino e sempre il bianco di fondo. Abbiamo il codice colore, quindi 71, ed abbiamo il lurex dorato. Vediamo bene, sì, è dorato in questo caso, è lurex, bellissimo. E come ultimo colore un mix di verdone, quindi varie tonalità di verde che si mischiano sempre al bianco di fondo, e qui abbiamo il lurex dorato anche in questo caso, come nel precedente colore. Il codice è 70. Questo Beberebere lo trovate anche lui nell'area cotoni del nostro sito, nuovissimo arrivo, quindi andate a sbirciare. A questo punto mi rimane l'ultimo prodotto, ma particolarissimo, che vi voglio mostrare oggi a marchio Katia, ultimo dei nuovi arrivi, ma andate a sbirciare il sito perché ne abbiamo tanti davvero di nuovi arrivi che meritano tutti. Parliamo di Retape Craft, un filato particolarissimo dall'effetto fettuccina con anima vuota, con questo filato che strizza l'occhio all'ambiente perché è un filato 100% riciclato, composto al 50% da cotone riciclato, 50% poliestere riciclato. Abbiamo 100 metri in 50 grammi. E si lavora con ferri uncinetto medi stavolta, perché andiamo dal 4,5 al 5,5 circa. L'anima del filato, seppur essendo è un, diciamo, un filato un po' spesso rispetto ai precedenti, è vuota, il che significa che è un filato effetto tubolare barra tricottato, e quindi al suo interno passa agevolmente l'aria, e i capi lavorati con questo prodotto risulteranno leggerissimi e super traspiranti, quindi sono perfetti per la stagione calda che arriva. Andiamo a vedere anche il metraggio, andiamolo a scoprire insieme. No, il metraggio l'abbiamo visto, 100 metri in 50 grammi, perfetto. E anche qui circa 8 gomitoli per una maglia estiva, primavera-estate da donna, come indicazione sulle quantità. Parliamo di colori. I colori sono bellissimi e hanno tutti questo effetto spruzzato, effetto spray, a partire da questa sfumatura con del blu e del sabbia, che ha il codice colore 305. Poi abbiamo una sfumatura più calda, più scura, con il codice colore 303, perché qui troviamo appunto tutti questi verdoni, marroncini e un tocco di arancio qua e là. Poi abbiamo una sfumatura che mi sembra, come dicevo ieri in diretta nel nostro gruppo, una tela di un pittore, perché ha veramente tanti colori al suo interno ed è veramente bellissimo questo effetto pennellato, spruzzato, puntellato, e quindi codice colore 301 in questo caso. Poi abbiamo una sfumatura molto allegra, carica di colore e di allegria, con questo rosa, lilla, verde acqua, qui e lì, insomma, davvero bellissima. Codice colore 300. Ancora abbiamo un paio di sfumature, questa dalle tonalità pastello di color cipria, bellissima, con appunto questi colori così tenui. Il suo codice colore è il 302. E ancora in ultimo abbiamo quest'altra sfumatura, che è veramente super, con del lilla e del color sabbia. Il suo codice colore è il 304. Mi piace davvero tantissimo. Quindi questo è Retape Craft, l'ultimo prodotto che per oggi vi vado a presentare. Ripeto, sia per questo che per tutti gli altri prodotti che vi ho appena presentato, di cui vi ho parlato, trovate tanti esempi di lavorazione, quindi andate a sbirciare il nostro sito, andateli a scoprire nell'area filati.
nell'area Cotoni, scusate, questi e tantissimi nuovi prodotti vi aspettano per essere appunto sbirciati e provati. Quindi tante idee di realizzazione se andate a controllare, ma poi fate fare la vostra fantasia. Vi ricordo tra l'altro che sul nostro sito le spese di spedizione sono gratuite già per ordini da 29,90 euro e per ordini più piccolini le pagate solo 1,99 euro. Quindi motivo in più per provare queste e tante altre meraviglie. Io vi ringrazio anche oggi per avermi seguita, rimango a disposizione in messaggistica se avete bisogno d'aiuto o ulteriori informazioni e consigli. Vi ringrazio ancora tanto e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Grazie a tutti, alla prossima!